Allora, fratelli, come penultimo video di questo canale è stato il video reazione dove io reagivo alla versione definitiva pubblicata sul canale di Picabebba inerente alle audizioni di doppiaggio per delle animazioni che pubblicherà sul suo canale. Dove io in quella video reaction accusavo Pika di avermi perculato con l'editing del video ingiustamente senza neanche il mio permesso. Dopo la pubblicazione della mia video reazione, sia a livello di dislike e sia a livello di commenti, mi avete portato a fare un esame di coscienza. E perciò mi avete spinto, giustamente, ci tengo a sottolineare, a riuploadare il video, però tagliando le parti dove io avevo esagerato. E soprattutto invito Picabebba stessa a passare sul mio server Discord per chiacchierare un po' con la mia community. Vi lascio al video. Oggi ragazzi sono qui per reagire ai provini fatti da me e anche da altre persone. Cioè praticamente questi qua sarebbero dei provini fatti per scegliere chi dovrà fare un ruolo o chi dovrà fare un altro ruolo per un'animazione in particolare fatta da Picabebba, una youtuber femmina con 104 iscritti che secondo me ha del potenziale, anche se secondo me non lo sta sfruttando sto dovere, probabilmente lo sfrutterà dopo questa serie di animazioni qua. A me è già stato dato il ruolo, le battute ancora no, però voglio vedere come è stato editato, soprattutto se, perché ne so, ho tagliato parti riguardo le mie chiacchierate. Lo so già, tranquilli, però direi di vedercelo uguale. Prima prova, improvvisazione libera. Da quanto tempo non ci vediamo, non è vero, mio caro amico? È proprio così. Rincontrandoti, nonostante tanti tuoi tratti siano cambiati, vedo ancora in te quel giovane ragazzo che divenne mio amico un numero diversi decenni fa. Dottore, presto! Abbiamo bisogno di un intervento rapido. Che cosa sta succedendo? Mi spieghi velocemente. È un arresto cardiaco al paziente nella seconda stanza. Nella seconda stanza? Quale seconda stanza? Abbiamo 20 piani in questo ospedale, ti spieghi. La seconda stanza. Il terzo, il secondo, il terzo, il tredicesimo. Quale Tredicesimo. piano? Spiegati, spiegati, calmo. Allora, nel tredicesimo piano ci sta avendo un infarto. Il paziente, l'anziana signora di 82 anni, sta avendo un infarto. Come stai, bambino mio? È tutto ok, bambino mio? Bambino mio, non andartene da quella parte, bambino mio, perché Questo scappi? non me lo Non ricordo. puoi altrimenti rischiare di morire per colpa di Asgore, ovvero culo di sangue. Oh, ciao, ciao, Poi come sono va? volgare io, Bene, vabbè. bene. Che fai di bello oggi? Niente di simile, gioco. Giochi a un gioco in Giochi. particolare o no? Vuoi andare a prendere una pizza, Andrea? Questa è Che bella. gusto. Questa è bella. Lo so, a me piace Margherita, a te? Non lo so, a me piacciono tantissimi i gusti, ma se devo scegliere il gusto È esatto, caduto il prenderei la telefono. diavola. È caduto il telefono, poi mentre parlo te devi cadere il telefono. Non lo so, a me piace Ma Margherita, poi. dai, non è possibile se non sai cos'è la marinara, è semplice, no, non dica. A me piace Margherita. Non lo so perché, ma a differenza di tanti miei compaesani, la Margherita per me è una pizza media. Cioè, è buona, però. Onestamente. È la mia preferita. Va benissimo. A me piace Comunque, il piccante, a me piacciono le cose. Sì, Piace lo il so. piccante, ma. Fun fact, questa cosa qua che stavo per dire è che la mia pizza preferita è quella sana e piccante, perché a me piace il piccante, mi piacciono le cose. E dopo non si sente un cazzo. Perché? Perché l'audio originale sarebbe. A me piace il piccante, quindi a me piacciono le cose hot. Ma quando io dicevo cose hot non intendevo quella cosa là, non intendevo fare il doppio senso, era sempre riferito alla pizza, però sicuramente Pika mentre stava montando il video e Angelo e quindi allo stesso tempo Pika che mi stavano sentendo avranno capito altro, ma non era questo quello che volevo dire, tra l'altro quando io glielo stavo spiegando dopo finita l'audizione, tra l'altro mi stavano anche dicendo Andrea smettila. Ma io preferisco di più una pizza che sia croccante che morbida. Tanti napoletani mi ucciderebbero in questo momento, ma io la preferisco croccante. Cioè, la preferisco croccante. Cioè, Mi ucciderebbero, tra l'altro, non mi uccideranno. lo so che stavi improvvisando, Dio per due. Okay, ecco, cosa di Dio per due? Sarebbe praticamente l'alterazione di due per due. Ok, l'anziana signora, quella che purtroppo sta avendo la malattia al fegato. Sì, quella sta soffrendo un infarto. Molto bene, vai a prendere il camice e prendi subito il defibrillatore.
Questa me la ricordo. Il defibrillatore, scusa, a questo piano il defibrillatore era rotto. Sì, vai al piano sopra, senti, il piano sopra, il piano sotto, è uguale, l'importante è che ti muovi, subito, subito. Ultima domanda, il camice, quale devo prendere? In che senso quale devi prendere? Un camice, oh, sì, qual è il tuo camice? Come fai a dire qual è il Qual tuo è il camice? tuo Ci sta un camice? nome sopra il camice. Sì, lato destro o sinistro, almeno nel corridoio, lato destro, ok? Adesso muoviti. Una persona mi passa avanti. Ehi, mi scusi, mi ha superato. Di cosa sta parlando? Io ero qui da prima. Non è vero, mi è passato Questa non me la davanti. ricordo. No, io sono sempre stato qui. Più persone si schierano dalla mia parte. Non è Ma vero, io mi non ha mi voglio superato. schierare lei, mi voglio Ha schierare ragione, quell'altra in signore. realtà. Benvenuti questa sera, Ah, amici si rivolta. migliori, a Radio Italia, dove la radio migliore italiana con solo le migliori musiche italiane. Pronto, Ah, polizia? Sì, sono Acciuga, io. Acciuga è il migliore. Mia figlia 13enne, la mia figlia 13enne. E tra l'altro voglio ribadire a Pica che se per caso tu non avessi ancora tagliato queste parti qua da YouTube Studio, ti picchietto. No, no, sto scherzando, ti voglio bene, però secondo me queste parti qua erano un po' ridicole nei miei confronti, ok? So che ero un po' ridicolo anch'io perché potevo anche pensare di non dirle, però comunque è successo quasi un mese fa, se non sbaglio, vabbè, qualche settimana fa. E riguardandola oggi, o meglio, risentendola oggi, non mi ero reso conto di questa cosa qua, quindi tagliare i 5 secondi ogni stronzata che dicevo, secondo me, potevi anche farlo. Scomparsa, il signore, dove ha visto l'ultima volta la sua figlia 13enne? Era con me, stavamo litigando e poi si è chiusa in bagno, non l'ho più rivista da quel momento. Ok, sono sicuro che la figlia, sua figlia è stata rapita. Ma chi può aver fatto un atto simile? Sì, signora, non si preoccupi, lo troveremo. Poi balbetta e poi sarei io quello che non sa improvvisare. Due famosissimi personaggi, veloce però, che sono impegnato. Ma perché dovreste avere problemi di soldi per gestire il castello? No, sto giocando un po' di giochi, così. Vabbè, ciao. Devo andare. No, Ciao. no, ma non abbiamo finito. Basta che Non fai ci una frode provare mai più. fiscale e sei fuori, eh. Basta che fai una frode fiscale e Ma che sei audizioni sono? Ma che audizioni sono? Ma non fatele sentire i fail. Boh, io so, non so, io so sbadigliare in modo lirico, conta. No. No, che peccato. Vabbè, sono il flauto. Oddio, ha suonato veramente, non ci credo. Cosa vorresti insinuare? Sei un mago, no? Sì? Ma se sei un mago, perché non risolvi tutti i tuoi problemi con la magia? Hai ragione, Silente! Perché diavolo non ci ho pensato? Mannaggia queste tasse! No, 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 aspetta, non Le farti tasse, tasse. mi ricordo. Io devo rispettare la legge, come ogni mago. Ricordati, i babbani hanno comunque le leggi. E se Ah. riuscissi a fare troppa magia, beh, potrebbero succedere troppi casini. Ah, è finito qua. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questa reaction. Vi lascerò ovviamente il link in descrizione, non soltanto di questa audizione, ma anche di tutti i canali che hanno partecipato a questa audizione. E noi ovviamente ci vediamo alla prossima. Ciao!